Un fenomeno che vediamo accadere spesso nelle coppie, la trappola dell'investitore. Probabilmente conoscerai anche tu questa situazione. Inizi a frequentare qualcuno e tutto sembra andare per il meglio e ti senti felice e soddisfatto della relazione. Ma poi a un certo punto le cose iniziano a cambiare. Forse perché ti rendi conto che la compatibilità non era così buona come credevi. Oppure perché sorgono altri problemi che non si riesce a risolvere. E a quel punto una domanda che inevitabilmente sorge è: restare o andarsene? Già, ma se resti, perché decidi di restare? Spoiler, perché senti di aver investito troppo tempo e troppe energie nella relazione. Hai come un bisogno di rivincita, di dover recuperare l'investimento che hai fatto, quasi di essere obbligato a fare in modo che funzioni. Perciò, invece di mollare, decidi di continuare a lottare, anche quando in fondo sai che non c'è speranza. Intendiamoci, mantenere una relazione di lungo termine costa sempre fatica. E una delle cose più difficili della vita, una delle abilità più importanti da conquistare, è capire quando è conveniente fermarsi e quando invece occorre perseverare. Non solo in amore, ma in ogni attività dall'esito incerto. Questa situazione è analoga a quella degli investitori che comprano azioni. Immagina di comprare un titolo a 100 euro. Tutto sembra andare bene, il titolo sale e tu sei contento. Poi però a un certo punto inizia a scendere. Potresti essere tentato di vendere, ma poi ti dici: se l'ho comprato a 100 euro, adesso che è a 90, farò un affare ancora migliore. E così ne compri ancora, cioè rilanci. Decidi di sperare che il titolo tornerà a salire, però il titolo continua a scendere. E così ti ritrovi di nuovo a pensare: se l'ho comprato a 90, adesso che è a 70 sarà un affare della Madonna. E poi ci ho investito tempo e soldi, mi dispiacerebbe buttare via tutto. E così, senza rendertene neanche conto, resti legato a vita a un investimento perdente, proprio come una relazione che non sta più funzionando. Queste sono solamente due delle molteplici forme in cui si manifesta il fenomeno della dissonanza cognitiva. Quando qualcosa non ci piace, abbiamo due alternative. O cambiamo i fatti, o cambiamo il nostro atteggiamento riguardo a quei fatti, come la volpe e l'uva. Certo, può essere difficile mollare qualcosa in cui si sono investite così tanto tempo e tante energie, ma a volte è necessario fare un passo indietro e guardare la situazione con obiettività. Chiedi a te stesso: questa relazione mi rende felice? Sono più le cose che mi dà o quelle che mi toglie? Mi fa sentire amato e rispettato? O mi fa solo soffrire e mi rende infelice? Se le risposte non sono incoraggianti come vorresti, forse è giunto il momento di prendere una decisione difficile ma importante. Non devi sentirti in colpa per aver investito tempo ed energie in una relazione che adesso non funziona più. Piuttosto puoi decidere di imparare dall'esperienza e di cercare qualcos'altro più adatto a te. Ricorda che la tua felicità e il tuo benessere sono importanti. Se una relazione non ti fa sentire bene, non ti devi sentire in colpa per aver investito tempo ed energie per cercare di migliorarla, per cercare di farla funzionare. Prenditi cura di te stesso e di ciò che ti rende felice. Anche perché se non sei felice tu, è difficile che possa esserlo l'altro.